Salve a tutti da Mario Santagati e da Chesslogger per questa video lezione. Il tema di oggi è il matto di Pillsbury. In questa posizione vediamo che la colonna G del bianco è aperta e la torre punta il punto G7 che tra l'altro è attaccato anche dall'alfiere del bianco, che quindi è un punto che viene attaccato dalla torre in G1 e dall'alfiere in B2. Ora, come può sfruttare il bianco questo attacco per vincere? Adesso andiamo a vederlo. La prima mossa che de deve fare il bianco è catturare il pedone G7 con la torre, dando scacco al re nero. Il re ovviamente non può catturare la torre in G7 perché è protetta dall'alfiere in B2. E quindi ha un'unica mossa, ossia quella di portare il proprio re da G8 ad H8. Da G8 ad H8. A questo punto il bianco ha una splendida manovra per vincere, dando uno scacco doppio. Torre e alfiere. Con torre in G8, la torre dà scacco al re, ma anche l'alfiere in B2 mette sotto scacco il re. A questo punto il nero ha una sola mossa, ossia non può catturare l'alfiere, non può interporre nulla, ma de deve per forza mangiare la torre. Toglie la torre che è ugualmente insieme all'alfiere dà scacco. A questo punto il bianco con la semplice manovra torre D1 G1 dà matto. Perché il re è attaccato dallo scacco e non può rifugiarsi nella casa H8 perché la casa H8 è controllata dall'alfiere in B2. E quindi il re nero prende matto. Bene, e per questa video lezione è tutto. Vi do appuntamento alle prossime video lezioni con Chesslogger e Mario Santagati. Ciao e alla prossima! Ricordati di seguirci sui social network e di condividere il video. Grazie.